questo è il progetto di far un salto di qualità ulteriore che metta questa regione nelle condizioni affinché nei prossimi 10-15 anni noi siamo nelle condizioni di poter continuare a progredire e non ad imboccare la via del declino. E oggi bisogna costruire le condizioni per poterlo fare. Questo è il progetto. E anche qui, diciamocelo francamente, lo si fa se c'è una classe dirigente diffusa che ha in testa un'idea. Non lo si fa con uno che, diciamo, con uno che è solo forte in un determinato punto. Da soli non si fa niente, ci vuole un sistema di forze. C'è bisogno anche di ritornare ad avere collegamenti tra le varie realtà, rafforzare la rete di partiti, altro che il civismo. Cioè, questa idea è sbagliata anche dal punto di vista della fase storica. Le liste civiche, cioè le liste che nascono in un unico punto, sono destinate a rendere più sole quelle comunità. C'è bisogno invece di avere grandi organizzazioni. Noi risolviamo i problemi almeno in una dimensione europea. Se non ci sono grandi, qual è il grande limite? Che non ci sono grandi partiti europei che abbiano la capacità di fare delle scelte di dimensione europea. La crisi è mondiale, è lì che stiamo a discutere sul fatto che ci vogliono delle risposte di quella dimensione lì, e stiamo a discutere del fatto che con liste civiche su un unico punto noi siamo in grado di affrontare i grandi problemi? No. Per questo io penso che la sfida sia questa: avere in testa un grande progetto, noi ce l'abbiamo, e avere una classe dirigente diffusa in Emilia-Romagna, in Italia, poi possibilmente anche in Europa, che sia in grado di lavorare insieme per raggiungere quell'obiettivo.